Francesca Mencacci. Buonasera. Buonasera, ciao. Come ti aspetti di concludere questa importante settimana? Ma è una settimana molto importante, bisogna cercare di chiuderla nel migliore dei modi, facendo una prestazione importante contro un avversario forte. Sarà una partita difficile, quindi noi dobbiamo cercare di fare una grande partita. Mi ricollego al volo alla domanda che ha fatto Francesca, Corrado Rosito del Messaggero. Buonasera. Buonasera. Sì, è una settimana importante. A me la domanda è, possiamo dire che probabilmente proprio per il contesto mentale e per tutto quello insomma, che c'è stato, la gara di domani forse la più importante degli ultimi tempi, possiamo dire, dall'inizio del campionato? Ma credo che ogni gara sia importante per tanti e tanti motivi. Domani sarà importante non pensare a quello che abbiamo fatto nelle ultime due partite, perché sarebbe l'errore veramente più grosso da commettere. Sappiamo che i ragazzi sanno di aver fatto due buone prestazioni, ma non bisogna pensare più a quello che è stato fatto, ma bisogna stare molto attenti, perché come ho detto prima la partita sarà difficile, dobbiamo affrontarla con lo spirito giusto, lo spirito che abbiamo affrontato le ultime due, e di questo noi dobbiamo stare molto attenti e dobbiamo essere preparati a questo. Buongiorno mister, Davide Porcini. Buongiorno. All'approccio, allo spirito con il quale tu sei in campo, ti credo quanto è importante poter contare su gente come Gella, Melchiorri, Rosi, Dragomir, i veterani che magari possono anche guidare da questo punto di vista i compagni più giovani, quelli alla prima esperienza in Perugia, proprio per non venire meno allo spirito. Grazie. Ma credo, al di là dei veterani, credo che lo spirito ci debba stare da parte di tutti. Dobbiamo tutti avere lo stesso spirito. Sicuramente i ragazzi che stanno qui dall'anno scorso devono dare un qualcosa in più per cercare di far dare il massimo ai nuovi arrivati, e quindi metterli a proprio agio nel migliore dei modi e prima possibile. Questo lo stanno facendo e dobbiamo continuare a farlo, perché non sarà facile, ogni partita sarà sempre una battaglia, quindi noi dobbiamo essere molto bravi in questo, capire le difficoltà, capire quello che può succedere nell'arco dei 90 minuti ed affrontarli sempre con la giusta attenzione e concentrazione. Quindi anche da parte dei veterani una mano in più sicuramente è quello che mi aspetto da parte loro. Lei, se non sbaglio, nelle scorse conferenze stampa ha parlato di una squadra che deve essere camaleonica, e forse stanno dando dei risultati importanti proprio in queste ultime due gare. Vediamo un Perugia che sa aggredire, ma Legnago sa anche aspettare e colpire nel modo giusto. Le chiedo se sta lavorando molto su questo, approcci diversificati da partita a partita, e che risposte stanno dando i ragazzi. Sì, noi stiamo lavorando tanto su questo, tanto dal punto di vista difensivo, perché nelle prime giornate abbiamo sofferto qualcosina. La squadra deve essere brava a cambiare atteggiamento nei momenti che bisogna soffrire, bisogna difendere tutti insieme, no? Dobbiamo farlo e dobbiamo farlo a partire dagli attaccanti, al di là del sistema di gioco. E poi la squadra, ripeto, lo sta facendo, noi dobbiamo continuare su questo. Sono convinto che continuando a lavorare così questi ragazzi possono veramente fare un qualcosa di importante, perché quando c'è questo spirito le qualità tecniche sicuramente arriveranno, e magari il gioco fluido. Ci sarà tempo per vedere anche delle giocate fluide. In questo momento dobbiamo essere concreti, e piano piano arriveranno anche le belle giocate, perché piano piano la condizione fisica aumenta, ma in questo momento, al di là del gioco, a me interessa una squadra cinica, una squadra cattiva, una squadra che sa difendere e nello stesso tempo sa attaccare con più uomini possibili. Quindi questo è quello che chiedo in questo momento alla squadra, il fatto di parlare in una squadra camaleontica, e anche per questo motivo. E da questo punto di vista i ragazzi mi hanno risposto molto bene.
Allora, se non li faccio più il messaggero, volevo chiedere una cosa. Diciamo, questo è il secondo trittico di partite in 8 giorni che capita al Perugia in questo campionato. Nel primo il Perugia, nonostante la prestazione e l'approccio che erano tutti ancora da me, purtroppo la terza partita a Mantova, dal punto di vista fisico quel giorno comunque pagò, secondo me, in maniera cara anche con quella condizione ancora approssimativa. La domanda è, alla fine del secondo trittico, Perugia è in condizione per arrivare a disputare 90 minuti interi della terza partita in 8 giorni senza risentirne? Grazie. Ma la terza partita in 8 giorni, un po' tutte le squadre, se giocano poi la maggior parte dei calciatori o cambiamo poco o cambio pochi giocatori, è normale che la terza partita la senti sempre di più. Riguardo la partita di Mantova, secondo me non è stata una condizione fisica che ha inciso, ma è stata più la condizione, l'aspetto mentale, perché sapevamo e abbiamo visto che dopo 5 minuti va sotto di 2 gol, la condizione fisica secondo me non c'entra niente, è stato più l'aspetto mentale. Piano piano la squadra, come ho detto prima, sta crescendo dal punto di vista fisico e a mio avviso più passano le partite e più la condizione aumenta. È normale, qualche giocatore, se fa 3 partite in 8 giorni, è normale che magari la terza ne risente un po' di più. Però da questo punto di vista noi dobbiamo cercare di sapere, quando parlo di saper gestire la gara, ci sono momenti durante la partita dove non bisogna magari tenere il possesso e magari non andare sempre perché la condizione ancora non è al massimo, però come ho detto prima c'è il fattore positivo e c'è il fattore negativo quando giochi 3 partite durante la settimana. Il fattore positivo è che la condizione fisica aumenta prima possibile, mentre quando hai una settimana di tempo puoi lavorare su tanti aspetti tecnico-tattici, però la partita, secondo me, le partite sono quelle che ti danno il ritmo partita e la condizione arriva prima possibile con le partite vere e non con l'allenamento. Noi dobbiamo essere bravi nell'arco dei 90 minuti, quando c'è da tenere palla e quando c'è la stanchezza bisogna tenere palla e non correre dietro agli avversari. Questo noi dobbiamo farlo e dobbiamo essere bravi a fare questo. Non so domani, proprio in quest'ottica della condizione, quanti ne cambierà. Se cambierà molto, cambierà anche il sistema di gioco o confermerà questo 3-5-2 che abbiamo visto nelle ultime 2 gare, che abbia fatti calare nella categoria, però penso che abbia anche consapevolezza, nel senso che se si difende bene, si difende di squadra, poi le qualità emergono e forse ha trovato anche una coppia molto ben assortita davanti, come Melchiorri e Murato. Non lo so, perché deciderò domani chi far giocare e come giocare. Tanto dipende da quanto abbiamo recuperato nella partita di mercoledì, se ci sono degli acciacchi o meno. Mi auguro di avere tutto a disposizione, anche se qualcuno magari per infortuni starà fuori, però deciderò domani, ancora c'è una giornata di tempo per poter decidere sia gli uomini che il sistema di gioco, che ripeto, nelle ultime 2 partite il 3-5-2 ci ha dato grosse soddisfazioni, abbiamo coperto benissimo il campo, la squadra la vedo un po' più sicura rispetto magari alle prime partite, però questo a mio avviso cambia un po', ma non cambia quello che non deve cambiare è l'atteggiamento che deve avere la squadra al di là del sistema di gioco. Però ripeto, c'è ancora una giornata di tempo e valuterò fino a domani come giocare e chi far giocare. Daniele Orlandi, Agenzia Stampa Italia e Tifogrifo. Mister, non so se ha visto, ma 2 giorni fa ha ricevuto elogi da un ex molto amato a Perugia, Piavucchi. Mi ha detto che lei è un ottimo allenatore, lo ha dimostrato, e che è il tecnico giusto per l'ambizione del Perugia. E seconda domanda, scusa, arriva, mi aggancio all'ultima, al 3-5-2. Se nel 3-5-2 lei, se come vede magari una possibilità di schierare anche Elia di punta, visto che ha delle caratteristiche che gli altri attaccanti non hanno, mi riferisco alla velocità, alla capacità nell'1 contro 1. Grazie.
Ma riguardo i complimenti, sono contento perché fatti anche da un collega e da una persona che stimo tantissimo come Buchi, mi fa veramente piacere. Spero che veramente alla fine le parole che ha detto siano veramente, si verifica quello che ha detto lui. Mi auguro questo, perché come ho detto, fare l'allenatore del Perugia non capita tutti i giorni, è un motivo di orgoglio e sono molto contento di questo. Per quanto riguarda la posizione di Elia, con me l'anno scorso ha fatto, 2 anni fa, ha fatto quasi tutti i ruoli. Ha fatto il terzino, ha giocato anche nel 4-3-1-2 davanti, perché è uno che attacca bene la profondità, perché ha una facilità di corsa importante. Può giocare, può fare anche una delle due punte, perché ha le caratteristiche. Magari non sente tantissimo la porta, magari come Melchiorri e i nostri attaccanti, però ha delle caratteristiche diverse che in alcuni frangenti della partita possono essere utili. E ho già pensato a questa soluzione, che sono convinto che durante l'anno mi possa dare anche una mano lì in quel ruolo. Perché no, lo valuterò, anche se conoscendolo bene sono sicuro che può fare bene anche in quel ruolo. Sul centrocampo invece, che è un po' rivisitato, a che punto ritiene sia in mezzo al campo? No, ma anche per esigenze di abbiamo fuori Burrai. Secondo me Moscati ha caratteristiche diverse, però in questo momento quelle caratteristiche ti danno un po' più di solidità, e poi è un po' diverso, anche strutturalmente diverso Burrai, e quindi sta facendo a mio avviso molto molto bene. Le mezzale, al di là di chi gioca, stanno facendo a mio avviso molto molto bene, sia in fase di copertura sia in fase avanzata. Noi purtroppo abbiamo perso anche Juan, che è un giocatore che come inserimenti, come struttura e anche come sia come fisicità e anche come caratteristiche, perché è uno che ha degli inserimenti importanti da mezzala, ci manca. Però noi, quelli che stanno giocando, sia Dragomir, Falzerano, Sunas, stanno giocando e stanno facendo a mio avviso bene. In quel reparto l'imbarazzo della scelta, quindi valuterò partita dopo partita, anche in base, come ho detto prima, al fatto del recupero della partita. Valuterò chi far giocare, ma sono contento per quello che stanno facendo, soprattutto lì le mezzali e i centrocampisti. Tutti i centrocampisti stanno facendo molto bene. Nel 3-5-2 Rosi, lei dove lo vede? Nei tre dietro o come quinto di destra? Grazie. Rosi può fare sia il terzo centrale, può giocare a mio avviso nei tre, come può fare il quinto. Dipende sempre, è normale che Rosi ha una caratteristica diversa rispetto a Lia. Lia è più offensivo rispetto a Rosi, ma può fare tutti e due ruoli. È un giocatore molto importante e può fare tutti e due ruoli. L'altra domanda, scusa, non ho... sulla Vispesaro dico che è una squadra, l'ho vista, una squadra che ha sempre, quasi sempre giocato il 3-5-2, una squadra molto offensiva, perché soprattutto anche con i quinti è molto aggressiva. Sarà una partita difficile, perché hanno fatto delle buonissime prestazioni, a volte anche meritavano qualcosa in più in qualche partita. Però sono convinto che sarà per noi difficile domani affrontare una squadra che è anche strutturata, quindi noi dobbiamo stare molto attenti e prepararla molto bene, perché sarà veramente difficile, forse se non la più difficile delle ultime tre, ma sarà quella che magari, sia perché è la terza partita in una settimana, sia perché giocando in casa noi dobbiamo fare la partita e cercare di portare a casa 3 punti. Dall'altra parte troveremo una squadra che se la giocherà a viso aperto, come ha fatto nelle altre partite, quindi sarà difficile affrontarla. Noi dobbiamo essere molto bravi in questo.